Si chiama Mazda MX-5, una vera icona nel mondo delle Spider, una delle Spider più apprezzate e più vendute in tutto il mondo. La protagonista della prova su strada della settimana sarà la MX-5, giunta alla sua quarta generazione, in allestimento sport, e la vedete proprio qui alle mie spalle, col tetto rigido, quindi RF, tetto rigido però che viene reclinato nella zona posteriore. Ma come cambia a livello estetico col tetto chiuso? Beh, fa veramente molta scena, diventa veramente una coupé, un'auto di una certa presenza e una certa prestanza, ma è una sportiva vera. Allestimento sport, auto bloccante posteriore, 50-50 la distribuzione dei pesi, 2 litri 160 cavalli. Dopo tutto questo, non siete curiosi di venire a provarla con me? Andiamo! Volante in pelle, cucitura a contrasto rosso e tutti i comandi proprio qui, a portata di mano, sul volante per controllare l'infotainment della vettura. Ma è proprio la posizione di guida veramente azzeccata, ci sentiamo parte integrante di questa vettura, quasi come se fosse veramente una monoposto da Formula 1. Non è esagerato questo paragone perché abbiamo il baricentro molto basso, abbiamo un'ottima visibilità su tutta la strada e poi questo cambio. Manuale, disponibile solo il manuale per l'allestimento sport, 6 rapporti più retromarcia, retrocamera in questo caso, ma un'escursione veramente ridotta, un cambio manuale alla vecchia maniera, preciso e velocissimo. E allora lasciamola a tetto scoperto, allacciamoci la cintura e andiamo! Una vettura che si dimostra veramente piacevole nella guida, soprattutto nei percorsi misti. Quello che ci aspettavamo su questa MX-5 l'abbiamo davvero trovato, perché grazie al differenziale autobloccante riusciamo a entrare e ad uscire in curva veramente velocemente. Questo motore aspirato Skyactiv G da 160 cavalli distribuisce tutta la coppia e tutta la sua potenza in maniera molto omogenea. Inizia a tirare superati i 3000 giri fino ai 7000. La velocità di punta dichiarata dal costruttore è pari a 215 km/h con uno scatto da 0 a 100 in 7,5 secondi. In compenso abbiamo dei consumi dichiarati davvero contenuti, infatti la media registrata nella prova di oggi sfiora i 15 km con un litro. Siamo giunti alla fine della nostra prova con Mazda MX-5 RF. La versione in prova, la 2000 Sport con 160 cavalli, costa 32.850 euro. Il suo listino, quello della RF col 1500, invece parte da 28.000. Ma secondo voi col tetto rigido è più bella, ha più fascino? Beh, i puristi si arrabbieranno con me, ma secondo me sì, ha un sapore diverso. Vedere per credere.